Abbiamo sentito Grillo che dice che Draghi non è il banchiere di Dio, il tuo giornale, il Financial Times, definisce Draghi un tecnocrate non eletto che deve salvare l'Italia. Allora chi è davvero e perché è così importante collocarlo? Allora, secondo me è fondamentale rivolgere lo sguardo agli ultimi 10 anni e al ruolo di Mario Draghi da presidente della BCE. Una delle critiche degli attivisti grillini è quella che appunto Draghi era quello che faceva parte della troica che ha affamato i fratelli ellenici. Ricordiamoci che parliamo della crisi del debito sovrano del 2011-2012, in cui la Grecia era indebitata quasi al 200% e si era scoperto pochi anni prima che aveva falsificato i bilanci per anni per entrare nell'euro e l'Europa gli stava prestando dei soldi. Quindi penso vada messo tutto nel contesto di quell'epoca. E probabilmente se anche le enciclopedie adesso ricordano quella frase whatever it takes, cioè a qualsiasi costo, Draghi dice che avrebbe salvato l'euro e avverte i mercati e gli speculatori, quindi vedrete che sarà abbastanza. E poi da lì la BCE inizia a comprare titoli di Stato e fondamentalmente abbassa gli spread e quindi l'interesse che noi paghiamo sul nostro debito pubblico, e l'Italia quindi poi diciamo ha una navigazione un po' più tranquilla, e anche durante il governo Monti certamente dovendo fare delle riforme dure, ma comunque riesce a salvarsi dal default. E in tutti questi anni fino ad adesso, in una crisi come questa con un debito pubblico così alto, noi continuiamo ad avere uno spread molto basso. Non è per il miracolo del governo Conte, del governo Renzi, è per l'azione in questi 10 anni della Banca Centrale Europea, che si deve a Mario Draghi, che ha tenuto testa anche ai tedeschi quando erano contrari e che ha saputo instaurare anche un rapporto con Angela Merkel. Quindi sicuramente capire il ruolo di Draghi a livello europeo, non soltanto nazionale, e quello che in realtà la politica di Draghi e l'azione di Draghi ha fatto per questo paese, ha fatto di buono per questo paese, perché Draghi non è un banchiere, cioè la maggior parte della sua carriera l'ha svolta nelle istituzioni pubbliche, secondo me è fondamentale da ricordare. Dopodiché io penso anche che Draghi sarebbe tranquillamente continuato a stare nella sua casa in Umbria almeno fino al 2022, quindi all'elezione del capo dello Stato. Se è stato scomodato vuol dire che probabilmente c'è un problema che la politica non è in grado di risolvere.